Buonasera ai web ascoltatori di Liberi.tv. Allora, io sono Marco Marchese e molti di voi già mi conoscono. Abbiamo con noi Vincenzo Lita, che è il direttore dell'Associazione Società Libera. Siamo una web TV, quindi è opportuno dare subito le coordinate internet. Società Libera è una, appunto, un'associazione che la trovate a questo indirizzo www.societalibera.org su internet. Questo è un nuovo spazio che nasce questa sera e faremo di tutto per tenerlo in modo adeguato e soprattutto in modo regolare ogni 15 giorni. E stasera conduco io questa trasmissione. Ho detto che abbiamo come ospite Vincenzo Lita, ma in realtà non è così, perché Vincenzo è il titolare di questa trasmissione, quindi poi nelle prossime settimane sarà lui che condurrà il gioco, io farò magari soltanto da supporter. Dicevo che Vincenzo Lita è il direttore di Società Libera e stasera lo intervistiamo per cercare di capire cos'è questa associazione, che cosa fa, quali sono le iniziative. Sono veramente tante e penso che i 30 minuti che abbiamo a disposizione forse non saranno neanche sufficienti per smaltire le domande che ho preparato per lui. Vincenzo, prima di tutto buonasera e buonasera. Benvenuto su Liberi.tv. Grazie per la presentazione, qui mi hai nominato conduttore di una trasmissione. Assolutamente, questo spazio è tuo, io sono soltanto da supporto tecnico, per cui ti aiuterò, ti guiderò nelle prossime settimane e quindi sarai tu che poi dopo nelle prossime settimane deciderà chi sarà con te, chi ti affiancherà, quali saranno gli ospiti, anche perché tu non sei una persona, diciamo, comune, anzi sei una persona fuori dal comune. Normalmente si direbbe un vulcano di idee, però questa parola vulcano di idee, insomma, è un po' logora e abusata. Tu sei una persona soprattutto molto attiva con Società Libera. Guarda, ai nostri web ascoltatori vuoi incominciare a spiegare che cos'è Società Libera, dove vive? So che ha, appunto, sappiamo appunto che ha una sede a Milano e una sede a Roma, e quindi già questo ci incuriosisce, perché sono poche le associazioni che si possono permettere questo. Ho quasi il sospetto che siete una società ricca, ma forse non è così, ce lo spiegherai tu. Che cos'è Società Libera e chi ne fa parte? Beh, allora, incominciamo a dire che Società Libera è una associazione culturale nata 12 anni fa, essenzialmente voluta da quello che molti di noi considerano il capostipite, almeno di un certo tipo di liberalismo contemporaneo, e che risponde al nome di Nicola Matteucci, che tutti conosciamo, tutti ci siamo formati sui suoi testi e quant'altro. Voluta da Nicola Matteucci, dicevo, 12 anni fa, che raggruppò un gruppo di intellettuali liberali e un piccolissimo gruppo, ahimè, di imprenditori che l'hanno finanziata sin dall'inizio. E qui rispondo subito alla tua domanda dicendo che non siamo una associazione ricca, siamo un'associazione che ha saputo fare alcuni conti e fa alcuni risparmi, e si basa essenzialmente sul volontariato, partendo dal volontariato di chi vi parla in questo momento, e quindi riusciamo anche a mantenere due piccole sedi, una a Roma e l'altra a Milano. Perché nacque Società Libera 12 anni fa? Perché alcuni di noi provenivano da esperienze politiche, in modo particolare, tanto per farmi conoscere, io provenivo da un'esperienza politica legata al Partito Repubblicano Italiano, questo ai tempi della Prima Repubblica, evidentemente, e chi non aveva esperienze politiche dirette, ma era così innamorato del liberalismo dal punto di vista intellettuale, qui possiamo fare una serie di nomi di illustri accademici, e per cui questo gruppo di imprenditori e questo gruppo di intellettuali decise di dar vita ad un'associazione fuori, un po' fuori dagli schemi, al di là e al di fuori del teatrino, direbbe qualcuno, della politica. Non ci siamo mai occupati di problemi legati alla quotidianità politica, anche se evidentemente parlare di cultura liberale poi ogni giorno ci porta a confrontarci con il mondo della politica. Ma a me piace dire, appunto, che siamo un'associazione culturale nata fuori dagli schemi, e così è rimasta, in cui le varie sensibilità di ognuno di noi trovano su un tavolo comune di confronto, ed è qui la bellezza di sentirsi liberali legati a un certo tipo di liberalismo.
Quando io dico un certo tipo di liberalismo, voglio dire essenzialmente che, per esempio, l'articolo 2 dello statuto di società libera recita testualmente che il nostro noi intendiamo il liberalismo come fatto etico legato ad un concetto di responsabilità individuale. Perché Marco, Vincenzo, raccontarci tutte le cose sul liberalismo, ma poi alla fine quello che premia, quello che è pregnante è che cosa abbiamo fatto nella vita e quindi che tipo di responsabilità individuale abbiamo immesso nel nostro operare. Dimmi. Vincenzo, chi fa parte di Società Libera? C'è anche la possibilità di iscriversi? C'è un comitato scientifico, un direttivo? Come funziona Società Libera? Funziona essenzialmente attraverso tre organi. Uno è un piccolo organo che è il consiglio direttivo, composto appunto da qualche professore universitario, dal presidente del comitato scientifico, nella fattispecie dall'amico Giuseppe De Vergottini, un costituzionalista italiano, e poi da un gruppo di imprenditori che in qualche modo ci dà una mano dal punto di vista economico. A fianco al consiglio direttivo vi è il comitato scientifico, presieduto all'origine da Nicola Matteucci e adesso, come dicevo poc'anzi, da Giuseppe De Vergottini, che raggruppa 30 amici accademici più qualche giornalista, tanto per fare dei nomi di qualche giornalista, Piero Stellino, che è un giornalista, o di accademici che vanno dal professor Giorello, al professor Martinelli, ad Ernesto Savona e via dicendo, che ha il comitato direttivo portando avanti delle iniziative che poi ci sono alcune iniziative che noi facciamo ripetutamente, annualmente evidentemente e ne parliamo fra poco. Sì. E dopodiché abbiamo dato, come dire, a tutti la possibilità di aderire a Società Libera, perché se no saremo un club esclusivamente di iniziati. Chi non è professore universitario, chi non fa l'accademico per professione o chi non fa l'imprenditore, allo stesso modo può far parte dei circoli di Società Libera che abbiamo un po' in giro per l'Italia, aderendo a Società Libera con una iscrizione che prevede un'iscrizione di 60 euro annue. In qualche modo, e ha diritto poi, come dire, a ricevere le nostre pubblicazioni, quindi più che un'iscrizione pagante, come dire, è una volontà, è un esprimere una volontà di appartenenza ad un'associazione. Beh certo, in più ho visto sul sito internet che ha incominciato ad avere una biblioteca anche abbastanza nutrita. Guarda, in essenza, gli scopi di Società Libera. Ah, voglio dire una cosa agli ascoltatori: se ogni tanto mi vedete girare dall'altra parte, smanettare da qualche parte, perché c'ho un altro monitor vicino col quale controllo la chat, per cui invito i web ascoltatori, se hanno delle domande possono tranquillamente scriverlo lì in chat e io li girerò a te, Vincenzo. Quindi, in essenza, gli scopi di Società Libera. Gli scopi di Società Libera sono rimasti identici dalla nascita, nel senso che noi ci siamo posti il problema. Siamo un gruppo di persone legati ad un'idea liberale, ad una concezione molto precisa, che è quella che dicevo prima sulla responsabilità individuale del liberalismo. All'inizio degli anni 90 ci siamo accorti che però questo termine liberalismo era completamente abusato. Qui oramai si definiscono liberali, come dire, esponenti politici sia sul versante della sinistra, tanto per utilizzare dei termini desueti, sul versante della sinistra che sia sul versante della destra. Come mi ebbe modo di spiegarmi un giorno uno dei fondatori di Società Libera, che fu nel comitato direttivo sin dall'inizio, Ralph Dahrendorf, e ci è rimasto fino alla sua morte, ahimè, di qualche anno fa. Oramai tutti i termini politici che finiscono con la desinenza in ismo in Europa sono scarsamente utilizzabili, per cui chi utilizzerebbe termini tipo nazionalismo, fascismo, comunismo, socialismo e quant'altro. È rimasto un termine molto neutro, che è quello di liberalismo, suona così bene alle orecchie, come dire, in maniera molto neutra, in maniera molto accattivante, e quindi noi abbiamo avuto un'intera classe politica in questo paese che in qualche modo si rifà a questo termine, perché è giusto un termine
di liberale, per cui abbiamo dei liberali riformisti, dei liberali socialisti, dei liberali progressisti, abbiamo liberali di tutti i tipi, di tutte le specie. E secondo me il liberalismo... Dimmi. Quando si va sul sito di Società Libera, voglio ricordare www.societalibera.org, ci si imbatte in una frase che è la seguente, è brevissima: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia soccombe alla libertà individuale. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che noi, come amanti del liberalismo, abbiamo preso già da un po' di anni coscienza di un problema gravoso per questo paese, che la criminalità organizzata in qualche modo la fa da padrone in vaste aree di questo paese. E per vaste aree di questo paese, in modo particolare, intendiamo quelle quattro regioni che tu hai nominato poc'anzi, stando bene attenti a non escludere il resto del paese, no? Perché però nel resto del paese vi è un altro tipo di criminalità in qualche modo, che coinvolge la finanza, che fa business, che porta avanti affari, che porta avanti collusione con lo stesso sistema politico e via dicendo. Ma almeno in qualche modo a Milano io in questo momento non avverto una limitazione della libertà personale, della mia libertà individuale. Se è vero, come mi dicono alcuni amici che vivono nella tua regione, in modo particolare nella Locride, che qualcuno di questi si è sentito dire negli anni passati o anche nei mesi scorsi che bisogna far benzina da quel distributore di benzina e non che risiede in quel paese e non nell'altro che risiede nel paese vicino. E allora vuol dire che qui, altro che stato di diritto, qui mettiamo in discussione la stessa libertà individuale, perché io non riesco più a far benzina dove voglio. E quindi, fermo restando che il problema della criminalità, e su questo vorrei essere chiarissimo, è un problema organizzato, è un problema che ormai investe l'intero territorio nazionale, però a livelli diversi, perché, come dire, a Milano io ho ancora la libertà e l'agibilità di fare rifornimento alla mia macchina laddove decido di farlo, e in alcune zone del Meridione questo forse non è già più possibile. E quindi lo stato di diritto, come dire, è una cosa che diventa forse un vecchio ricordo in alcune zone. È assolutamente chiaro, Vincenzo, e per me molto condivisibile. Io su un'altra web TV conducevo una trasmissione che era Aboliamo le mafie, che probabilmente albergerà anche su liberi.tv a breve. E poi non lo so se poi dopo, alla fine però dei nostri minuti, ne abbiamo ancora 11 a disposizione, magari se tu vorrai possiamo dare un'anticipazione di un lavoro che stai organizzando, una cosa diciamo molto grossa, molto importante, di cui magari accenneremo negli ultimi due minuti, giusto per sì, lasciare i nostri web ascoltatori. Adesso però dobbiamo occuparci le prossime settimane abbondantemente di questa iniziativa. Assolutamente, qui trovi tutto lo spazio necessario, solo che adesso dobbiamo un po' sospendere le domande, perché noi abbiamo una regola. Allora, la precedenza ce l'ha sempre la chat, cioè i nostri web ascoltatori, che sono poi dopo le persone che ci seguono, hanno la precedenza su tutto. Quando in chat scrivono una domanda, è dovere del conduttore girarla automaticamente al nostro ospite. Allora, Silvana Bononcini ti pone questa domanda: mentre nel paese, allora me la sono persa, ecco qua, domanda: perché i liberali in politica sono sempre quattro gatti? Poi ce ne sono un altro paio. Ci sono svariate ragioni, perché intanto la visione liberale in politica in questo paese è stretta tra due culture fondamentali, che sono state sempre quella comunista e quella cattolica, non ha mai avuto molto spazio. L'Italia, per una serie storica che qui non siamo a ricordare, evidentemente, è stato sempre un paese suddiviso per campanili, chiese, appartenenze, via dicendo. Quindi di fatto la cultura liberale, che si rifà al discorso e al concetto della responsabilità individuale, come dire, è stata sempre poco amata e schiacciata da queste due culture, perché in qualche modo si è preferito, come dire, appartenere a delle chiese precostituite. Il liberalismo, che non presuppone nessuna chiesa,
ma perché esso stesso non è un'ideologia a differenza delle altre, compiuta, chiusa e via dicendo. Io qui davanti a me, se amica potrebbe vederla, ho un quadro di che ricorda Karl Popper con una sua frase famosissima in cui dice: la ricerca non ha mai fine. Quindi essere amante del liberalismo non significa avere la verità in tasca, no? È precostituita, ma guarda, partendo da alcuni presupposti, andare alla ricerca, come dire, del miglioramento e della confutazione anche delle nostre stesse idee. Hai suscitato, Vincenzo, un po', hai stimolato i nostri web ascoltatori, perché la domanda incalza, no? Sulla chat. Poi Silvana Bononcini, che ti poneva la prima domanda, aggiungeva anche: mentre nel paese le attese liberali sono tante, sì, in effetti conveniamo, cioè le attese liberali sono effettivamente tante in Italia. Allora Gianni, che permetto di dire, Marco, anche alla nostra amica, che le esigenze, le necessità di avere la società liberale sono tante, che vengono quotidianamente, come dire, respinte o interpretate in un certo modo. O addirittura represse, lo vediamo, o represse certamente. Guarda Gianni, che ho il sospetto che sia poi, fra l'altro in chat, ma ho il sospetto che sia il nostro direttore, chiede questo: allora, liberismo, liberalismo, quali dei due contiene l'altro? Quale dei due tiene l'altro? Sì, quale contiene l'altro? Sì. A quale contiene l'altro? E sicuramente il liberismo contiene, il liberalismo contiene il liberismo, perché i liberali che hanno la nostra concezione evidentemente non fanno come unico cavallo di battaglia un discorso liberale, quindi il liberismo. Va da sé che in economia una concezione liberista ci è vicina. Siamo per il mercato, poi qui dovremo aprire, come dire, una discussione infinita, perché se i mercati sono i mercati drogati degli ultimi anni del potere finanziario, che in qualche modo in collusione col potere politico, perché adesso qui in presenza di una crisi si sente spesso dire che la colpa è dei mercati, ma il problema è chi ha favorito alcuni mercati, visto che parlo da Milano, chi ha permesso al comune di Milano di investire i suoi soldi in derivati, che sono uno strumento finanziario particolarmente complesso e difficile. Io abbiamo avuto una bella chiacchierata notturna a Salerno, se non ricordo male, su questi temi. E via dicendo. Quindi la politica non è che sia senza colpa. La politica ha permesso la degenerazione di alcune attività finanziarie che in una società liberale e liberista evidentemente avevano e devono avere il diritto di cittadinanza, perché se no ritorniamo al baratto o altre cose, o ritorniamo a una società socialista evidentemente. La degenerazione di tutto questo, in cui noi come liberali per primo, io ricordo un convegno del 2005, che è del gennaio 2005, per cui se i nostri ascoltatori avranno voglia e pazienza di andarlo a vedere sul sito di Società Libera, si chiamava "È tempo di volpi o tempo di leoni", in cui dicevamo che il capitalismo nel 2005 stava dando pessime prove di se stesso, perché già allora nel 2005, dimmi. No, ti devo interrompere, perché le domande incalzano davvero, e quindi te ne voglio proporre almeno altre tre, però purtroppo abbiamo a disposizione soltanto 6 minuti. Allora, la prima, Jacopo Del Gobbo chiede: in un mondo in cui molti si definiscono impropriamente liberali, perché società libera non prende con più determinazione e posizione, anche eventualmente con delle attività più propriamente politiche? Risposta di un minuto. Perché abbiamo voluto tenere fede alla nostra origine di essere un'associazione culturale che faccia del lobbismo culturale, cioè che faccia capire una classe dirigente che ha tanti limiti e tante criticità in questo paese, che bisognava riscoprire prima i fondamentali del liberalismo, senza sporcarci, tra virgolette, con la politica, perché sennò poi c'è il rischio di fare un ulteriore partito politico. Per adesso ci siamo tenuti fuori.
Stefano Russo invece ti chiede se la sua struttura finanziaria non vanifichi ogni istanza liberale. No, scusa, Marco, è andata via un po' la voce, non so perché. Ti ripeto la domanda. Allora, Stefano Russo chiede, tu pensi che la sovrastruttura finanziaria, per cui si riferisce, penso, ai grossi fenomeni speculativi, non vada poi a vanificare ogni istanza liberale? Sicuramente, non c'è alcun dubbio, per cui i liberali sono quelli oggi messi sotto accusa. E i liberali che si battono, almeno quelli come noi, per avere uno stato minimo ma efficiente, efficace, che ci riporti ad una società aperta, libera, proiettata sul futuro e via dicendo, noi sembriamo, come dire, gli uomini delle caverne in cui tutti gli errori li hanno commessi coloro che, come me, hanno sempre pensato che lo Stato debba orientare ma mai gestire nulla. Allora, Giro, l'ultima domanda e poi dopo chiudiamo. Purtroppo questa grossa anticipazione mi sa che non ce la facciamo a farla sera. Sarebbe un peccato moncarla e tranciarla. La faremo la prossima volta, sì. Chiudiamo giusto con un saluto, un paio di accenni. Io mi scuso con gli altri web ascoltatori, ma c'è lo spazio soltanto per un'ultima domanda. Prendo quella di Antonella che chiede: liberalismo fa sempre rima con libertà? E poi sempre Antonella, visione liberale appartiene sempre ai ricchi? Questa è provocatoria come domanda. Sono due domande, l'una provocatoria sicuramente e l'altra, come dire, che avrebbe bisogno di più spazio. Intanto liberale non c'entra assolutamente nulla con ricchi, perché il liberalismo è una visione che si basa sulla libertà individuale e quindi la libertà individuale noi la proponiamo sia per i ricchi sia per i poveri e via dicendo. Non c'entra nulla, come dire, bisogna distinguere tra il vecchio partito liberale in politica che in Italia abbiamo conosciuto fino agli anni 70 e 80, che era quel piccolo partito di nicchia e cui votavano, che veniva votato da certe classi, come dire, molto abbienti in questo paese. Non c'entra nulla il liberalismo con i ricchi, è una visione del mondo ben precisa, è una Weltanschauung, una visione della vita e della società. Questo per rispondere un po' alla domanda provocatoria dell'amica. Non ricordo però la prima della domanda di Antonella. Allora la recuperiamo immediatamente, e perché ci teneva ad avere fra l'altro queste risposte. E la prima domanda di Antonella, se non mi sparisce qui sotto, ecco qua. Allora, liberalismo fra sempre rima con libertà? Liberalismo non fa sempre rima con libertà, perché, per ritornare al discorso di prima, per dirla tutta in fondo e molto onestamente, molto spesso coloro che si sono occupati di liberalismo si sono girati dall'altra parte rispetto ai grandi temi della libertà che abbiamo nel mondo e alle grandi preoccupazioni che vi sono nel mondo della libertà, non preoccupandosi di quello che succedeva in giro per il resto del mondo. E qui società libera, semmai ne parliamo la prossima volta, ha una sua specificità, perché da 5 anni a questa parte organizza per esempio nelle capitali europee una marcia per la libertà e le minoranze di tutti i popoli oppressi, perché partiamo dal presupposto, appunto, affinché la cosa faccia rima, che io non mi posso, come liberale, o meglio, non amo definirmi liberale, ma amante del liberalismo, non posso preoccuparmi della mia libertà in Italia nel momento in cui un quarto dei paesi presenti all'ONU in questo momento hanno problemi di libertà individuale sui loro territori. E quindi non fa sempre rima, ma per quanto riguarda società libera dovrebbe far sempre rima. Non so se Vincenzo, assolutamente chiaro, e penso che non ci poteva essere modo migliore per chiudere questo primo spazio Società Libera, che ritroverete su liberi.tv, quindi ci facciamo simpatia a vicenda con i nomi della tua associazione, della nostra associazione, questa collaborazione che nasce oggi, per cui diamo appuntamento ai nostri web ascoltatori fra 15 giorni. È stata una bella trasmissione, io ti ringrazio Vincenzo. E voi a tutti coloro che hanno partecipato.
Grazie di nuovo e a fra due settimane. A presto.